Buonasera a tutti e benvenuti alla decima puntata di In Salute. Bentornati, già siamo a 10 Tommy, abbiamo scaricato i due mesi di programmazione, quindi grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto, ci sostengono tutt'oggi per questi due mesi e proseguiremo ancora visto le richieste che ci vengono fatte. Certo, visto anche la programmazione che abbiamo fatto, perché ricordiamo ai nostri telespettatori, Michi, che andremo avanti con le puntate tutti i venerdì fino alla fine del mese di maggio, quindi ormai parliamo già della fine e comincia a essere un po' triste come cosa. Sì, ma abbiamo preparato veramente tanti ospiti e tante tante sorprese. Sì, le ultime puntate sono belle, belle dense. Partendo direi da questa. Esatto, da questa innanzitutto, perché avremo un grandissimo ospite che ci aiuterà in questa puntata. Prima di andare al show vorrei ringraziare chi ha prodotto questa puntata di In Salute, questa decima puntata di In Salute, che è Base 12. Base 12, ricordiamo così velocemente chi è un brand, un merchandise di vestiti, di abbigliamento, che è nato nella città di Fano nel 2017. È anche una bellissima realtà da far conoscere esattamente con quello che hanno fatto. Sono stati dei nostri amici che hanno avuto un bellissimo successo e che lavorano su tutta Italia, quindi li ringraziamo. Grazie. Inoltre ringraziamo anche Irene Michi, esatto, che è stata la più veloce a rispondere al quiz della scorsa settimana. Ricordiamo che la scorsa settimana la puntata di In Salute è andata in onda un giorno in anticipo. Abbiamo fatto uno scherzo. Abbiamo fatto un piccolo scherzetto per motivi logistici. Comunque sia, complimenti Irene, che ha già ricevuto nel suo WhatsApp un messaggio dal team di In Salute in cui li invitiamo a contattarci per prendere accordo con noi per una valutazione gratuita, proprio perché ha vinto il nostro quizzone. E a proposito di questo, Tom, io ricorderei il format di In Salute, come si svolge quest'ora insieme. Ogni puntata trattiamo un argomento specifico riguardante una delle tante aree della salute, infatti si chiama In Salute perché ci occupiamo di questa tematica a 360 gradi. Come potete vedere in sovraimpressione c'è un numero, perché ogni puntata c'è un argomento e voi potete interagire con noi semplicemente facendoci delle domande a cui noi, attraverso anche l'ospite o semplicemente noi, risponderemo il più velocemente possibile nella maniera più appropriata. Sì, rispondiamo qualche volta anche in diretta, io ho il telefono sotto, ho il mio smartphone qua e riusciamo sempre a essere abbastanza bravi a rispondere alle persone. Al termine della puntata c'è sempre un quiz, quindi il quizzone che riguarda la tematica trattata nella giornata, e chi vince, come è stata bravissima Irene, grazie Tommy, ha la possibilità di vincere, appunto, avere una valutazione gratuita con il nostro team. Quindi ascoltate bene, perché poi alla fine ci sarà un quiz. Siamo sempre abbastanza buoni per quanto riguarda il quiz, sono sempre Tommy, facilissimi, e chi segue la puntata attivamente riesce sempre a rispondere in maniera molto, molto facile, insomma, molto semplice. Quindi, detto questo, io partirei con ufficialmente la decima puntata di In Salute. Quindi Tommy, oggi c'è un ospite speciale, un'amica. Vai. Vuoi dire di cosa tratta? Sì, oggi torniamo, ci siamo un attimo sovrapposti, oggi parliamo, ritorniamo nella tematica un pochino più psicologica. Abbiamo già fatto nelle scorse puntate di In Salute qualche cenno, no? A come funziona la nostra mente, a come potrebbe essere anche il giusto approccio verso un eventuale percorso, verso un'eventuale veramente messa in moto di un percorso verso la salute, verso il benessere. Oggi lo vogliamo sviscerare un pochettino meglio. Diciamo che la prima puntata di psicologica abbiamo un pochino infarinato l'argomento, oggi col nostro super ospite entriamo un pochino più nel dettaglio. Esattamente, quindi io non perderei altro tempo, ringrazierei per aver accettato l'invito il nostro ospite, che è la psicologa psicoterapeuta Alessandra Battistelli. Grazie, grazie a voi per l'invito. Ciao Ale. Grazie a te Ale, noi siamo anche amici, possiamo dirlo. Sì, entriamo in confidenza subito. Sarà una puntata molto simpatica anche per le persone che ci seguono e cerchiamo di renderla la più semplice possibile e anche la più interessante, perché parleremo e capiremo perché certe persone raggiungono gli obiettivi e perché alcune si perdono nel tragitto, o anche perché qualcuno, Tommy, non inizia mai. Quindi, assolutamente sì. Ale, noi innanzitutto vogliamo una tua piccola presentazione per gli ospiti a casa che ci seguono, gentilmente. Sì. Io sono, appunto, come avete detto, una psicologa e una psicoterapeuta, e la mia, diciamo, specializzazione è proprio quella dell'integrazione, perché la specializzazione in psicoterapia
che ho scelto e che ho portato avanti è proprio l'integrazione pluralistica, che vuol dire che il terapeuta in questo caso si occupa della persona a 360 gradi, e questo significa che il trattamento, la terapia che viene messa in atto viene cucita esattamente sulla persona, e è per questo che insomma sono stata molto contenta di accettare il vostro invito, perché credo che la psicologia, quindi la mente, il cuore, le emozioni e il corpo debbano necessariamente viaggiare a 360 gradi e diciamo stare più o meno sempre nello stesso binario. E questo noi lo vediamo e l'abbiamo già anche visto più volte in queste 10 puntate, che è una combinazione di elementi, non c'è mai una cosa singola, e come ha detto benissimo Lale, è un qualcosa che va trattato, tra virgolette, poi nel tuo campo ovviamente è proprio trattare, a 360 gradi. E quindi io sono veramente curioso, Tommy, di iniziare questa puntata. Ma questa è una puntata bellissima, perché abbiamo già introdotto un pochettino il tema, no? Quindi dove andiamo un pochettino a punzecchiare le persone a casa. E la scorsa puntata, io e Michele e Ale, abbiamo parlato di come si inizia e di come si dovrebbe portare avanti un processo anche di dimagrimento, un percorso verso un'ottimizzazione di quella che è la propria forma fisica e la ricerca di quella che è proprio la salute, no? E noi ci siamo sbilanciati un pochettino, abbiamo detto che il passo forse più importante, il 50% del percorso, è quando la persona varca la nostra porta e si mette seduta davanti alla nostra scrivania. Ti trovi un pochettino sì, in questa cosa qua? Assolutamente. Ogni cambiamento che noi mettiamo in atto ha un momento iniziale, che è proprio la spinta per cui si sceglie appunto qualcosa di diverso dal solito, che può essere un allenamento in palestra oppure può essere la chiamata allo psicologo. Quindi c'è sempre un momento iniziale, una scintilla, che è la motivazione. Infatti noi oggi parleremo molto di motivazione al cambiamento e quali sono gli obiettivi migliori per riuscire a portare a termine o comunque portarsi avanti il più possibile in un processo di cambiamento, che necessariamente ha un momento d'inizio, ha un processo e in realtà non dovrebbe mai terminare, dovrebbe sempre essere in evoluzione. Forse quell'inizio, no, per alcune persone può essere anche, può passare veramente abbastanza tempo, diciamo, no? Perché sì, il procrastinare l'inizio di un cambiamento ci mette sempre un po' fuori da quella nostra zona di comfort a cui siamo tanto legati, e quindi non è proprio semplice, che poi vale per tutte le aree della vita, no? Vale come chiacchieravamo tutto quello che prima. Ci provoca uno sforzo. Tutto quello che ci provoca uno sforzo, lo dice la parola stessa, è difficile. E quindi siamo programmati per stare tranquilli. Sì, in psicologhese, non solo in psicologhese, ma anche in natura. Psicologhese mi piace. E nella scienza si parla di omeostasi, no? Ogni sistema, ogni essere vivente, anche noi persone, tendiamo a mantenere l'omeostasi, che è un equilibrio. Per cui quando vogliamo uscire da questo equilibrio, il sistema tende a riportarci allo stato iniziale, ad esempio con la procrastinazione. Anche se la cosa potrebbe portarci poi un giovamento. Assolutamente, dovrebbe portare un giovamento. Quindi, vedi, siamo nella testa, maledetta testa che ci hanno fatto. È sempre la testa di mezzo. La testa e il cuore, perché poi le motivazioni poggiano anche su delle emozioni. Questo è molto bello quando si parla poi di cuore, emozioni, ma ci arriviamo piano piano. Quindi io inizierei, come sempre ci avvaliamo anche di qualche slide che Lale gentilmente ha preparato per noi oggi. Quindi Ale, ci vuoi dare una descrizione, una definizione di ciò che è la motivazione, così anche per le persone che ci seguono a casa, anche a livello visivo, riescono a prendere anche appunti magari qualcuno? Sì, allora la motivazione è una spinta all'azione, quindi è un processo che in qualche modo fa partire un comportamento, lo sostiene
e lo porta fino a uno scopo. L'esempio, diciamo la metafora che io di solito uso è che il motivo per cui noi facciamo qualcosa o decidiamo di fare qualcosa che magari ci può portare a un cambiamento è un po' il movimento che noi facciamo quando dobbiamo guidare una macchina e quindi con la chiave giriamo e accendiamo il motore. Quella è la motivazione. Poi invece la meta, quindi dove quella macchina ci porterà, sono gli obiettivi e magari gli obiettivi li vedremo poi. La motivazione a grandi linee si divide in motivazione intrinseca e motivazione estrinseca. Questo è valido sia per la decisione di un allenamento fisico, ma anche di un percorso di psicoterapia, un processo di dimagrimento, cioè ogni cambiamento ha bisogno di essere motivato. La motivazione intrinseca, lo dice la parola stessa, è qualcosa che riguarda il dentro, quindi è una spinta che viene da dentro, quindi è un processo decisionale interno che riguarda soltanto la persona e che quindi riguarda, ad esempio, per quanto riguarda la decisione a iscriversi in palestra, un desiderio di migliorarsi, un desiderio di star meglio, anche dimagrire può essere una motivazione intrinseca, se la persona ci crede davvero, mentre la motivazione estrinseca è, anche qui lo dice la parola stessa, qualcosa che viene dall'esterno, quindi è più una spinta che viene da qualcun altro inteso come ambiente circostante oppure persone che ci guidano o ci consigliano o ci suggeriscono, nel migliore dei casi, di fare qualcosa di diverso da quello che abbiamo sempre fatto. Per il cambiamento, la motivazione più forte che dovrebbe guidarci è la motivazione intrinseca. E questa era la famosa domanda che aspettavo di fare, Tommy, perché quale motivazione ci guida principalmente? E la motivazione deve partire sempre dal nostro interno, quindi faccio l'esempio classico. Se una persona si sente a disagio perché le persone intorno a lei le fanno notare che è grassa o il mondo dell'immagine le fa notare che non è conforme e quindi si iscrive in palestra, quella motivazione sarà più debole e quindi forse meno duratura rispetto a un processo decisionale interno che può essere ad esempio voglio star meglio con me stessa o con me stesso, voglio stare meglio a 360 gradi e quindi decido di iscrivermi in palestra o andare dallo psicologo o andare dal nutrizionista. E questo già secondo me, Tommy, ci ha dato un po' un panorama anche di perché alcune persone si iscrivono in palestra o iniziano un qualsiasi percorso di cambiamento che però è indotto da o l'ambiente proprio anche magari succede familiare, no? Quante volte si vede che nell'ambito familiare si cerca di spingere per il bene della persona da una parte terza che però non viene recepito. Quindi in qualsiasi ambito si vede, questo probabilmente ci fa capire perché le persone iniziano per una spinta data dall'esterno, ma poi non avendo quella spinta interiore, quella voglia di cambiare, ritornano sempre, rivengono presi dalla vita, no? Sì. Dalla routine, dalla quotidianità. Inglobati, si torna all'inizio. E questo anche noi nel nostro ambito, Tommy, diciamo, quante volte lo riscontriamo? Qui secondo me si apre un pochettino un portone, cioè l'argomento è vastissimo e forse non so se mi potrai smentire, Ale, oppure mi potrai dare ragione in questo senso, però io ho notato che l'ago della bilancia fondamentalmente per i percorsi, non tutti i percorsi, perché non è sbagliato generalizzare e standardizzare un percorso, secondo me, perché più è dura, più è lontano l'obiettivo, più è importante il cambiamento da fare e più deve essere anche forte la motivazione iniziale, forse, no? Assolutamente.
Però secondo me l'ago della bilancia è proprio nel... Questo secondo me è un bellissimo periodo storico per chi fa il tuo lavoro, forse. Perché si è sdoganato molto il concetto di analisi e di ricerca anche del proprio benessere psicologico. Forse anche perché è il periodo storico in cui siamo stati più provati mentalmente, no? Da tutti gli ultimi eventi storici ci hanno fatto capire che forse anche la nostra mente ha bisogno di un aiuto. Di un personal trainer che alleni la mente. E concludo la provocazione dicendo... Molto probabilmente l'ago della bilancia è far capire alle persone che si parte sempre da un'accettazione di se stessi, cioè dal accettare il proprio corpo, la propria forma fisica, le proprie peculiarità per quello che sono, con un cambiamento che è pressoché infinito, cioè sono infinite le strade che possiamo percorrere e noi per esperienza possiamo dire che il corpo può cambiare in tutte le forme che vogliamo, no? Può migliorare, può arrivare al massimo, può raggiungere il massimo di quello che potrebbe essere l'idea e le persone magari non ci credono, no? Io ho un esempio di una persona che seguo ad oggi, che è in uno stato di obesità abbastanza latente, cioè bello in carne, diciamo così, e stiamo cercando di perdere peso e inizialmente lui mi ha provocato dicendo ma non ce la farò a diventare muscoloso, però magari anche comunque con un po' di pancia come gli strongman che si vedono in televisione, no? Che è molto lontano da un ideale di salute normale, ma semplicemente perché pensa di non poter essere così. E quindi forse questo è proprio un po' il cavillo, no? Sì. Allora, la cosa importante che dobbiamo sempre ricordarci è che noi possiamo cambiare solo quello che accettiamo. Quindi se, ad esempio, una persona non accetta il proprio corpo, non lo vuole così com'è, è molto molto difficile che possa cambiare, perché comunque il cambiamento, se è fatto in un'ottica di miglioramento e di salute, presuppone un amore verso se stessi. Quindi se una persona non si vuole bene, può iniziare mille percorsi, può iniziare a fare mille strade, ma se prima non accetta il bene e il male che tutti abbiamo, farà più fatica, perché anche arrivare ad una vetta non significa non avere comunque ancora qualcosa da migliorare. Se vogliamo essere perfetti, stiamo a casa. Sì, perfezione, diciamo, è un qualcosa. Non esiste, che... noi siamo essere in continua evoluzione. Quindi l'evoluzione include anche dei passi indietro, non si può evolvere soltanto andando avanti. Si va avanti se prima si è caduti, ci si è rialzati, ci si è fatti più forti e poi si va avanti, sia da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista emotivo e mentale. Quindi l'accettazione è il motore vero del cambiamento. Poi dopo sopra ci possiamo mettere tutti i cambiamenti che vogliamo. Quindi possiamo dire che l'altruismo è un pochettino sopravvalutato, cioè nel senso che è facile forse dire lo faccio per la mia compagna, per il mio compagno, per i miei figli, perché così sarò un padre migliore, una madre migliore, un compagno di vita migliore, perché magari è più gradevole la mia forma fisica, la mia vista, no? Ma forse questa le persone pensano che sia la cosa più altruista da fare, ma in realtà è un po' una scorciatoia, no? Sì, ed è una scorciatoia che nella maggior parte dei casi dura poco. È fallimentare, a meno che l'aiuto, il sostegno, l'invito di una persona cara poi non diventi una scintilla che fa scattare qualcosa dentro di sé, allora è valido. Se noi facciamo le cose soltanto per gli altri, ci perdiamo di vista la cosa principale, che siamo noi. Certo. Ognuno ha i suoi tempi, quindi ha i suoi tempi per migliorare, ha i suoi tempi per dimagrire, ha i suoi tempi per fare allenamento fisico, per fare terapia. E il momento lo sceglie la persona, anche se stimolata, ma deve essere interno. Infatti questo si vede tantissimo in tutte le aree poi, cioè quando veramente una persona ha deciso che è lui a prendere, a fare il primo passo, che non gli interessa neanche, e secondo me è bello anche introdurre, no, l'aspettativa, come stavamo dicendo, non gli interessa il risultato domani, come spesso accade in questo periodo. Visto che ci avviciniamo a maggio e voglio il risultato domani. Ma inizia e si dà il tempo, perché sarà,
che ci vorrà tempo, che sarà un percorso ed è disposto ad affrontarlo, sapendo anche che ci sono dei momenti bui, sì, dei momenti in cui si cade, come qualsiasi cosa della vita, come quando si studiavano, si passavano tutti gli esami. L'aspettativa deve essere necessariamente realistica per funzionare. Io immagino che in questo periodo ci saranno tante persone che magari si iscrivono in palestra per la prova costume. Ecco, questa è una motivazione che rischia di non essere forte a sufficiente per poi portare davvero un miglioramento. Sì, si arriva dimagriti o più tonici sotto l'ombrellone, però si perdono degli altri aspetti, perché poi arriva settembre, arriva ottobre, è freddo e se la motivazione era solo quella non funziona. Esatto, e qua parlando prima, al di là del fatto che ho scritto la frase che hai detto perché mi è piaciuta tantissimo, che noi possiamo cambiare tutto ciò che accettiamo, quindi questa me la sono appuntata e ti vediamo anche quante persone a casa l'avranno fatto, quindi la venderò anche, Ale. La rivendo. Però visto che poi in questo periodo le motivazioni vengono più dall'ambiente esterno, quindi dalla prova costume o altro, quando una persona trova il coraggio, quindi ha la motivazione che però viene dall'esterno e inizia quello che può essere un percorso fisico o altre cose. Parlando proprio oggi, parliamo di motivazione e allenamento, quanto incide l'affidarsi a una persona o rimanere da solo? Io credo che sia un buon 50%, così come una persona in una terapia si affida a uno specialista, anche per quanto riguarda l'allenamento, affidarsi a qualcuno è molto utile, anche perché un esperto può aiutare quella persona a definire degli obiettivi, ad esempio, realistici, a ridimensionare delle aspettative, a motivare anche durante il percorso, perché poi non sempre è facile, no? Il processo è anche complesso e magari alla prima sfida non vinta, al primo sgarro, la persona può tendere a dire allora basta, non ne vale la pena, non sono adatto, non fa per me. Chi invece, no, un personal trainer che motiva all'azione e dà degli obiettivi buoni e quindi crea un mindset positivo, fa tanto di quella sfida, anche perché è meglio viaggiare insieme che viaggiare da soli, quindi si arriva meglio, non si arriva prima magari, ma si arriva meglio. Ma io infatti, prima Miki, hai detto una frase che secondo me è molto importante, cioè sei uscito un pochettino dallo standard del percorso fisico, no? E hai detto, cavolo, che sapere queste cose può essere utile anche per sostenere un esame, no? Cioè per, in un percorso scolastico, in un percorso di studi, e io vorrei spezzare un pochettino la lancia per questo format televisivo che abbiamo creato, no? Perché l'unica critica veramente negativa forse che abbiamo ricevuto, le critiche sono sempre belle, cioè il feedback serve proprio per crescere, no? Prima tu stessa, Ale, hai detto bisogna fallire, bisogna sbagliare per andare avanti, per migliorare, quindi benvengano sempre le critiche nel proprio lavoro e nel caso di questo format televisivo, perché no? Un'unica critica che tra virgolette non ho accettato io personalmente, che mi hanno fatto, è stata: però non usate un linguaggio troppo alto, cioè nel senso non state erogando un programma di alta scienza, no? E io su questo mi sono proprio, tra virgolette, soffermato proprio, puntato un po' i piedi, perché quando io e Michele abbiamo ideato In Salute aveva proprio l'idea di entrare dentro le case delle persone per tutte le possibilità. Cioè adesso noi ci focalizziamo sempre sul dimagrimento, sulla forma fisica, perché è il nostro mondo, però vale un pochino per tutto, no? Per il mondo del lavoro, per il mondo della scuola, per qualsiasi veramente aspetto della vita, ma l'ago della bilancia, secondo noi, secondo me, è sempre una mancanza di cultura. Cioè in qualsiasi veramente direzione ci si sposta, c'è una differenza enorme tra chi si muove per sentito dire, per quella che è la propria cultura generale, o per chi veramente si avvale di una cultura reale e quindi di concetti veri. Cioè le persone cominciano a cambiare nel nostro settore quando capiscono come funziona il loro corpo
E come è fatto il loro corpo? Ne fanno esperienza. E io penso che nel tuo mondo sia un pochettino la stessa cosa, no? È uguale. Chiaro che chi fa un percorso di terapia ha bisogno di mettere le mani in pasta dentro se stesso e semplificare, nel senso non banalizzare o minimizzare, ma dire le cose semplici così come sono, parlare di cuore è comprensibile. E se ne può parlare in tanti modi, però io credo che la praticità, il fare esperienza delle cose, parlare così come sono, sia molto più efficace. E quindi semplice va bene, si possono dire le cose in tanti modi, e a più persone arriva, meglio è. L'obiettivo di salute è questo, no, Michi? Entrare dentro casa delle persone, no? Sì, io comunque non lo avevo accettato. Sei sempre molto zen, molto rilassato. E con questa filosofia molto rilassata di Michi, direi che ci possiamo fermare per qualche minuto, no? Qualche minuto di pubblicità e torniamo subito con la dottoressa Alessandra Fratistelli. A fra poco. Buonasera a tutti, siamo già tornati, la pausa non è durata poi così tanto e Michi direi di correre subito perché abbiamo una puntata ancora molto densa da portare avanti. Ricordiamo ai nostri telespettatori da casa e chi si sia connesso in questo momento, chi ha appena acceso la televisione, che oggi stiamo parlando della psicologia, della motivazione verso la ricerca di un obiettivo e quindi qual è il giusto approccio psicologico verso appunto un percorso di cambiamento personale, e ci stiamo facendo aiutare da Alessandra, la nostra dottoressa. Esattamente, quindi io direi di fare un piccolo recap. Come ha detto Tommy, abbiamo già parlato dell'importanza della motivazione, quindi di iniziare, che può essere intrinseca, quindi venire dall'interno, che è molto più forte rispetto alla prova costume che si avvicina, quindi dall'esigenza dell'ambiente esterno. Però dobbiamo sapere dove andare, no? Quindi non basta solo la motivazione, ma serve, l'abbiamo già anticipato, un obiettivo. Quindi ripassiamo la parola alla psicologa, psicoterapeuta Alessandra Battistelli. E Ale, parlaci un po' degli obiettivi, dell'importanza di avere una meta, perché se no è come andare a Roma senza impostare il navigatore, o meglio, forse neanche a Roma, senza sapere dove andare. Esatto. Sì, oltre alla motivazione, che come dicevamo prima è il motore che ci spinge a iniziare un processo di cambiamento, è necessario anche avere molto chiari gli obiettivi. Ci sono persone che iniziano un percorso di cambiamento, qualsiasi esso sia, senza avere chiaro l'obiettivo finale, quindi diciamo l'obiettivo o gli obiettivi a lungo termine, quelli a medio e a breve termine. Invece questi sostengono proprio la motivazione alta nel tempo. Gli obiettivi possono essere divisi in tre macro categorie, adesso li vediamo brevemente, abbiamo anche la slide. Ci sono gli obiettivi che sono quelli più semplici, sono gli obiettivi di risultato. Questi sono obiettivi che si focalizzano direttamente su quello che può essere un risultato finale, ad esempio perdere un tot di chili. Quindi sono obiettivi molto semplici ma un po' poveri come altezza della motivazione sottostante. Poi ci sono gli obiettivi che vengono chiamati gli obiettivi di performance, che invece riguardano di più quello che può essere il risultato nei termini anche di soddisfazione personale, quindi ad esempio riuscire a fare un certo tipo di performance per l'appunto in un certo tempo, per un tot di tempo, ad esempio fare due allenamenti in palestra a settimana, quindi quello è un obiettivo di performance. Gli obiettivi più sostanziosi, quelli che aiutano di più a sostenere anche la motivazione iniziale per tutti i processi di cambiamento, quindi non soltanto per l'allenamento fisico ma anche per la crescita personale, sono invece gli obiettivi di processo. Lo dice la parola stessa, gli obiettivi di processo includono un percorso all'interno del quale si possono raggiungere tutta una serie di obiettivi, in modo tale da non fossilizzarsi soltanto sulla fine, ma su tutto il percorso.
chi ha degli obiettivi di processo più alti e comunque riesce a sostenerli, riesce anche a portare avanti a termine il proprio, la motivazione, quindi tutto il percorso che aveva intenzione di fare, di mantenerlo nel tempo. Chiaramente l'obiettivo più forte che una persona può avere è sicuramente il benessere a 360 gradi. Quello è di solito l'obiettivo che ci fa fare la svolta nella nostra vita, che significa che se io ho l'obiettivo di star bene, agirò sulla mia mente, sul mio corpo, sulle mie emozioni, sullo spirito, portando avanti tutto quanto insieme, e questo viene sostenuto di più. Eh già, quindi diciamo che la salute a 360 gradi quindi riguarda anche la tua area di competenza, come la nostra e come quella di tante altre persone, ci aiutano un po' forse nelle abitudini quotidiane, cioè nelle scelte che tutti i giorni sono facili da fare, ma anche molto facili da non fare. Assolutamente. E quella scelta lì che poi nel medio-lungo periodo in realtà ci fa fare una differenza abnorme, no? È come nell'alimentazione. Io se mangio oggi al McDonald's e mangio una volta non è un problema, e la scelta che faccio oggi non si vede domani, e così posso andare avanti per un mese, due mesi, ma quella scelta ripetuta, protratta nel tempo, sì, fa veramente la differenza sullo stare bene o lo stare male. Quindi è la quotidianità forse, no? Le abitudini. Sì, sono tutte le piccole scelte quotidiane che noi facciamo e che sosteniamo. Prima dicevi bene, no? Sappiamo quello che ci fa bene, però quante persone davvero riescono a portarlo a termine? Ad esempio, no? Si dice bere tanta acqua, 2 litri d'acqua al giorno fa bene, quante persone lo fanno? Facile o difficile? Potenzialmente facile. Ma potenzialmente anche facile da non fare. Da non fare. Forse perché è troppo facile. Star bene è molto più facile di quello che noi immaginiamo. Proprio perché è più facile di quello che noi pensiamo, le persone non lo fanno. Si tende a fare, no, più il salto nel vuoto, che ci dà la sensazione di aver fatto grandi cose, piuttosto che piccoli gesti quotidiani. Eh già. Quindi è la costanza e la disciplina nel tempo che poi ci faranno fare la differenza, sì, come anche in altre aree, come lo studiare per esempio, no? Quante persone, no, si riducono, io in primis sempre fatto, a studiare tutto all'ultimo, quando invece fare magari 10 pagine al giorno dopo 2 mesi ti avrebbe portato ad un'altra lontano condizione. È il poco per volta che funziona. Qui sono questi obiettivi di processo che delle volte ci vengono a mancare. Su forse cui anche è importante perché, lavorare. Esatto, forse perché anche non ci è mai stato insegnato. Quindi la figura dello psicologo, del psicoterapeuta, che molti, come ha detto Tommy benissimo, magari 10 anni fa era vista come una professione, cioè se una persona andava dallo psicologo era tra virgolette una persona che non stava bene. Matto, diciamo, come ci pare, quando in realtà sarebbe consigliato veramente a tutte le persone per conoscersi, perché tutti abbiamo magari degli in varie aree, ognuno c'ha la sua, sì, poi c'è quello che ce l'ha nella salute, quello ce l'ha nelle relazioni e in altre cose, abbiamo dei comportamenti magari in cui ci autosabotiamo, dei programmi, e nell'ultimo periodo tante persone hanno scoperto che venire da te e da altri tuoi colleghi non è essere malati, ma stare meglio dal punto di vista della mente. Migliorarsi. Anche perché io penso che, e come Tommy, come abbiamo sempre detto, ogni percorso parte dalla testa. E quindi la figura dello psicologo, che poi diventa un confidente, un amico, una persona a cui affidarsi, come il personal trainer, sulle condizioni personali di salute relazionali sia fondamentale. E fortunatamente è cambiata questa condizione, questa situazione.
è molto cambiata e è stata sdoganata in tutte le fasce d'età. Prima diciamo che c'erano delle fasce d'età più specifiche per cui le persone chiedevano più facilmente aiuto, ora tutte le fasce d'età, e si è anche diciamo sdoganato il fatto che il processo di terapia, proprio perché è un processo medio-lungo, non è che il cambiamento di una problematica, un disagio emotivo avviene dall'oggi al domani, perché la sofferenza è un processo utile a cui serve tempo per essere elaborato, così come per dimagrire, così come per fare massa, così come tutto ha il suo tempo. Vi volevo dire una cosa, così intanto mi inserisco con quello che mi viene in mente, mi piace prenderla così. Abbiamo parlato della costanza, no? E quindi in tutte queste figure che nella vita di una persona potrebbero essere importanti per arrivare a un obiettivo, no? Ma dov'è fondamentalmente che si vede la costanza? Quando c'è la burrasca, no? Quando c'è il periodo difficile, quando i demoni che abbiamo in testa hanno un pochino il sopravvento, quando la vita ci mette di fronte delle difficoltà, no? La conoscete la favola si chiama, se non mi ricordo male, l'ho letta qualche tempo fa, si chiama Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo. L'avete mai sentita? Io mi astengo da questa favola, non la conosco. Credo che sia un romanzo addirittura, no? Che praticamente parla di questa avventura di questo bambino, che si utilizza, credo, anche nel mondo della psicologia, credo, un pochettino come metafora della vita. E questi tre animali che accompagnano il bambino in queste avventure fungono un pochettino da accompagnatori, da guida e da consiglieri, no? E mi ricordo che c'era proprio un pezzo che mi è piaciuto di più, questa combriccola, tra virgolette, no? Si ritrovano a un certo punto dentro un temporale enorme e non riescono ad andare avanti, cioè non riescono a vedere la strada che stavano percorrendo, non trovano la via, no? E il bambino si mette a piangere e chiede ai suoi compagni di viaggio come fare, perché non riesce a fare il passo successivo, cioè non riesce ad andare avanti e trovare la strada. E il cavallo, che è uno di questi accompagnatori, che potrebbe essere il nostro psicologo della situazione, il nostro personal trainer, gli dice semplicemente: riesci a vedere il prossimo passo? Cioè riesci a vedere dove mettere il piede un pochino più avanti? Ecco, allora semplicemente fai quel passo. E secondo me è un po' un riassunto di quello che abbiamo detto, no? Assolutamente. Io uso spesso con i miei pazienti una metafora simile, no? Ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo avvolti dalla nebbia e quindi non riusciamo ad andare avanti. È importante seguire le linee bianche, quindi andare a 10 all'ora, 5 all'ora, seguire quelle linee, aspettare che la nebbia un po' si dipani e poi ripartire. Perché sotto stress noi tendiamo a mollare tutto, e invece sono proprio quelli i momenti in cui va bene anche decelerare, andare più piano, stare e andare avanti. A me mi dicevano sempre: come si mangia un elefante? A fette. Un boccone alla volta. E detto questo, continuiamo. Abbiamo fatto questa gara di metafore che è stata simpatica. Vediamo. Votate la miglior metafora di questa puntata. Allora, continuiamo, Ale, perché stiamo andando avanti e in quello che è il percorso di una persona nel farsi aiutare, che già anche questo è stato molto sdoganato, il termine aiutare, cioè farsi aiutare. Quanto è importante in un percorso l'autostima che ha la persona di se stesso? Cioè, quindi quanto incide, anche se già l'abbiamo detto, è una chiave fondamentale. La fiducia in sé. È una chiave fondamentale, perché le persone che hanno una buona percezione di sé, quindi una buona dose di autostima, si fidano di se stesse, riescono proprio molto meglio a fare quello che abbiamo detto, cioè a riuscire a resistere anche di fronte alle difficoltà, riescono a stare nella fatica e, credendo in loro stesse, quindi provando amor proprio, si fidano del fatto che il benessere è una buona spinta per migliorarsi. Viceversa, anche se sembra paradossale, le persone con una bassa autostima, una bassa, in psicologhese, self-efficacy, cioè percezione... Psicologhese ci piace sempre. Psicologhese. Ci piace. Una scarsa percezione di sé, delle proprie capacità, delle proprie possibilità, sono proprio quelle persone che magari non iniziano per niente,
o iniziano perché spinte dall'esterno a fare qualcosa di buono, ma poi si perdono. Ecco perché è tanto importante per un personal trainer, così come per un terapeuta, andare tanto a sostenere l'autostima, l'efficacia personale, in modo da aiutare quella persona ad alzare l'asticella, appunto, della stima e sostenere maggiormente nei momenti di difficoltà. Quindi, per iniziare, l'amor proprio, quello che dicevamo prima, è fondamentale. Quando manca o ce n'è poco, bisogna lavorare molto su quello prima che su tutti gli altri obiettivi. E diciamo che questa è, purtroppo, oggi, penso che poi questo è molto l'ambito e competenza della tua professione, sia una problematica molto comune indotta un po' dalla società esterna. Cioè, è molto più probabile, se uno guardasse la propria cerchia di conoscenze e dovesse spartire, dividere tra chi è una persona magari con un po' di autostima e chi no, forse, non lo so, qua aiutami tu, però da come spesse volte vedo, ci sono molte persone che hanno poca autostima di se stesse, anche se poi hanno delle qualità magari enormi, sì. Però magari questo penso dipenda un po' dal vissuto. Sì, non sono magari stati sostenuti a sufficienza quando era il momento. È anche vero che noi viviamo in una società molto del fare, che unisce saper fare e essere. Noi siamo, indipendentemente dal nostro fare, e unire le due cose spesso non aiuta, ecco, confonde molto, perché non partiamo tutti dalla stessa base, non abbiamo tutti le stesse capacità, però il valore personale è un'altra cosa e si dovrebbe lavorare in un modo diverso piuttosto che con il fare, che viene invece tanto spinto. Poi i social, insomma, poi si apre qui un capitolo troppo ampio, però i social network non ci aiutano in questa distinzione. I modelli di riferimento sì, a cui ci... abbiamo dei modelli di riferimento molto sfalsati rispetto alla realtà. Sì. E questo sicuramente va a incidere, e non poco. Quindi l'aiuto che può dare una persona come Alessandra penso che sia veramente importante per tante persone oggi, al di là poi del risultato fisico che una persona vuole ottenere. Ma poi vedi come è strettamente collegato tutto il cerchio, assolutamente, no? Assolutamente. Cioè, abbiamo esordito questa puntata parlando dell'accettazione, no? Però come fai ad accettarti se non hai autostima, no? E se non hai questa skill, questa capacità qua, no? Può essere un circolo vizioso o un circolo virtuoso, dipende dal lavoro che si fa. Le cose si possono alimentare o si possono autodistruggere, tra sì, virgolette. Sì. E proprio in relazione a questo parlavamo prima di un termine bellissimo che io non avevo mai sentito, sinceramente. Credo di aver capito. Hai capito? Parlando. Hai capito, sì, già? Sì, sì. Quindi sì, della paura che alcune persone si ritrovano, ed è molto comune questa cosa, penso che le persone a casa possano sostenerla, di allenarsi e entrare in palestra. Quindi c'è una paura, sì, non un tanto disagio, forse del movimento, di muoversi, ma dell'ambiente in cui sì, si entra. Sì, la gymtimidation. Gymtimidation, sì. Quindi... sì, sì, assolutamente. È un termine che è stato coniato proprio per descrivere la tensione, l'ansia, il disagio che provano le persone all'interno dell'ambito della palestra. Quindi il senso di inadeguatezza, la paura di essere guardati, la paura di non essere abbastanza prestanti magari per potersi esporre in palestra, per indossare l'abbigliamento sportivo, il non riuscire a fare bene gli esercizi. Questo proprio perché siamo sempre più soggetti ad avere una sorta di sguardo esterno, quindi un regista esterno che ci critica e ci giudica, e l'ambiente, ad esempio, della palestra questo lo fa sentire molto. E ho letto di questo studio che è stato fatto, un sondaggio su una piattaforma americana online, in cui il 65% delle donne intervistate, il 35%, affermava proprio di non intraprendere per niente un percorso pur avendo motivazione,
proprio per questo, perché temono lo stare in palestra a contatto con gli altri, agli sguardi degli altri. Già, questa diciamo che è stata sempre una di quelle problematiche, anche perché magari molte persone, piuttosto che vedere con i loro occhi quella che è la situazione, per non rischiare, non iniziano. Non iniziano per niente, sì. Quindi senza, non è che dici magari rimango, vado a vedere, ho questo dubbio. Possiamo generalizzare o è una problematica più femminile che maschile secondo te? È una problematica più femminile, perché il corpo femminile è più soggetto alla paura del giudizio rispetto al corpo maschile, questo da sempre. E sempre di più anche probabilmente questa cosa sta succedendo, perché appunto complice tutta l'esposizione che c'è sui social network. Quello probabilmente incide. Quindi questi abbastanza. Corpi perfetti, anche ritoccati o coi filtri o con la chirurgia, portano le donne e i loro corpi a sentirsi sempre in difetto. E questa è una cosa terribile, purtroppo, che non aiuta e non alimenta l'autostima, un percorso anche di crescita personale. Quindi magari una persona vuole migliorare, ma ha paura di mettersi in quella situazione, molla, aumenta lo stress, è tutta una reazione a cascata in negativo. Quindi cosa possiamo consigliare alle persone da casa che sentono magari di soffrire di questa cosa? Ma allora, il consiglio è sempre quello di farsi supportare. Quindi sì, andare ad esempio in una palestra chiedendo di potersi affidare a un personal trainer in modo tale da decidere insieme quelli che possono essere gli obiettivi più sostenibili, il discorso delle aspettative che facevamo, perché comunque fare le cose in due è diverso che farlo da soli. Oppure, ad esempio, un'altra cosa è sempre nell'ottica di fare piccoli passi, magari iniziare a prendere confidenza con l'esercizio fisico da soli, in modo da sentirsi un pochino più rodati e allenati, e poi quando si è presa confidenza anche con il proprio corpo che fa degli esercizi, iniziare a fare un allenamento in palestra, farsi accompagnare da un amico, da un'amica, perché il sostegno è la chiave spesso dell'inizio. Poi dopo spesso, no, come anche succede ai bambini, quando poi si parte si va. Iniziare, soprattutto se si ha paura di non essere all'altezza, è importante essere sostenuti. Io posso aggiungere una piccola cosa a quello che hai detto tu, Ale, perché è tutto sacrosanto. Quello che mi viene da dire è non fermatevi alla prima palestra. Cioè, nel senso, di strutture e di realtà ne esistono di ogni, no? E poi anche penso che ogni gestore, ogni realtà che si crea, prende un pochettino la forma di quella che è l'affluenza, no? delle persone che frequentano l'ambiente di lavoro. E non è giusto discriminare una struttura rispetto all'altra, però secondo me non è neanche giusto stereotiparle le strutture. Cioè non tutte le palestre, non tutte gli ambienti di sport, di lavoro sono uguali. E non tutti lavorano nello stesso modo. Quindi semplicemente mi viene da dire a chi guarda casa, a chi sente di sentire vicino a questa problematica, è se non vi trovate a vostro agio in una struttura, provate quella successiva, che probabilmente non meglio o peggio, ma forse più nelle vostre corde. No? Più adatta alla persona, sì, assolutamente. Assolutamente sì. Poi è ovvio che ogni persona trova poi la propria strada in base a quello che è. In base a quello che è lei e quello che sta cercando. Quindi una cosa può andare bene per una persona e può andare meno bene, diciamo, per un'altra, come in realtà tutte le cose della vita. Quindi Ale, andando alla conclusione, andiamo a vedere un po' l'ultima slide che abbiamo preparato. Sì. No? Quindi come mantenere costanti impegno, motivazione e allenamento fisico, che un po' già l'abbiamo detto, così sì. Lasciamo dei piccoli compiti anche magari a casa alle persone che ci seguono per poter subito agire, dargli qualche strumento. Allora, anche qui diciamo parliamo in un'ottica di benessere a 360 gradi, perché una cosa importante è prendersi cura di sé a 360 gradi, come abbiamo detto fin dall'inizio, quindi nell'integrazione di corpo, mente e cuore. Quindi dobbiamo sempre considerarci come un intero,
se ci vogliamo bene, iniziamo dalle cose più semplici, quindi se siamo più avvezzi all'allenamento fisico, iniziamo a migliorare da quello. Se siamo delle persone, che ne so, più studiose, iniziamo a fare qualcosa che possa avere a che fare con la lettura, con lo studio. Quindi avviciniamoci a quello che... Che è allenamento, anche quello. Che è sempre un allenamento, però avviciniamoci alle cose che sono più semplici, partire dalle cose semplici. Poi, piccoli passi, perché noi, come dicevamo prima, siamo un sistema che tende all'equilibrio. Fare degli strappi in questo sistema e quindi fare un allenamento spropositato, partire da zero e arrivare a 100, è efficace un giorno, ma poi non funziona più. Quindi è importante uscire dalla zona di comfort senza davvero uscire completamente, ma avvicinarci sempre al confine, in modo tale da stressare quel confine un pochino e pian piano allargare la nostra zona di comfort. E poi anche parlare di forza di volontà. La forza di volontà è una sorta di muscolo e quindi va allenato. Questo è molto bello. Ecco, noi non abbiamo una riserva infinita di volontà. Così come non abbiamo dei muscoli che possono fare chissà cosa. Quindi non allenarci per niente nell'esercizio della volontà non è buono, perché la volontà si atrofizza e diventa pigrizia. Quindi la pigrizia è una conseguenza di azioni non buone. Mentre se noi ci sforziamo al massimo, anche qui la volontà si brucia, così come un muscolo, così come qualsiasi cosa noi facciamo. Fare un po' per volta, allenare la nostra forza di volontà un po' per volta, in modo da diventare più forti da questo punto di vista. E poi, per finire, anche se secondo me è la cosa principale, dobbiamo saper modificare in meglio il nostro dialogo interiore. Cos'è il dialogo interiore? È tutto quello che noi ci diciamo nei confronti di noi stessi. Quindi siamo in grado di motivarci, di essere gentili, di essere grati, di accoglierci nei momenti di difficoltà, quando sgarriamo, quando sbagliamo, o viceversa ci critichiamo, ci giudichiamo, ci biasimiamo. Ecco, questo fa grande differenza, perché attivare un dialogo interiore gentile ci evita un sovraccarico di stress, e di solito è sotto stress che noi non funzioniamo, funzioniamo male o facciamo un grande passo per poi cadere. Invece essere gentili è, credo, la soluzione di tutti i mali, nei nostri confronti e anche nei confronti dell'umanità. Quindi un buon dialogo interiore. Io, Ale, ti ringrazio, ti ringraziamo, e terminiamo con l'essere più gentili. Quindi la puntata una bellissima sulla motivazione e allenamento, io direi di concluderla e mandare il messaggio fuori di essere più gentili, partendo da noi stessi, yes. con noi stessi. E ora che siamo arrivati in chiusura, Tommy, procediamo con il nostro quizzone. Io direi di farlo leggere direttamente ad Ale, no? Sì, sì, assolutamente sì. Quindi chiediamo da leggere se ce lo manda, eccolo qua. Ok, cos'è la gymtimidation? Un esercizio ottimo per le gambe, un integratore alimentare, la paura e senso di inadeguatezza nei confronti della palestra, una palestra per le persone timide. E anche oggi siamo stati buonissimi. Direi di sì. Ebbene, siamo arrivati alla conclusione. Michi, direi di ringraziare per l'ultima volta, visto che siamo in chiusura, lo sponsor della nostra puntata, sì. Che ricordiamo che è Base 12, quindi questo grazie brand di vestiti mille. Che ha preso il suo spazio nella moda italiana, tutto fanese. E come di consueto direi che... ci vediamo venerdì. Sì, ringraziamo ancora Alessandra e ci vediamo grazie a voi. Venerdì prossimo con l'11ª puntata.